Ciao a tutti ragazzi, ben arrivati su Nerd Village. Oggi siamo qua in un nuovo video, in una tipologia molto particolare. Nell'immagine di copertina del canale c'è scritto Forza Will e sicuramente la maggior parte di voi dirà: ma che cazzo è sta cosa? Bene, lo andiamo a scoprire oggi. Abbiamo qui uno dei mazzi, dei 5 mazzi introduttivi del nuovo blocco di Forza Will, del blocco nuovo Valhalla. Questo è il mazzo rosso, gli altri li ho già scartati per provarli, però ne ho lasciato uno apposta per fare questo video. Quindi lasciate un like, commentate, fatemi sapere se oltre ai video di Pokémon vi può intrigare questa tipologia di video su questo gioco di carte che è fantastico, a me piace tantissimo. E andiamo a vedere come è composto il mazzo e mano a mano che vediamo le carte anche a far vedere le regole. Ok, tolto l'involucro e i vari fogli con le regole del gioco che tanto vi vado a spiegare io poi mano a mano, qui abbiamo due mazzi che porca troia riflettono la luce perché le carte sono lucide. Però abbiamo due mazzi divisi in questo modo perché nei mazzi introduttivi abbiamo due sovrani. I sovrani che sono le carte fondamentali di questo gioco e sicuramente veterani dei giochi di carte quali Hearthstone e Magic si abitueranno molto più facilmente a giocare a questo tipo di gioco. Andiamo a vederli, uno qua, poi l'altro lo apriamo, magari facciamolo davanti alla telecamera, se no che minchia vi guardate. E l'altro è questo. Questo tipo di introduttivo ha 40 carte, più 2 sovrani, più 12 pietre, più 10 rune, mi sembra. Adesso vi vado a spiegare bene che cosa si intende, fra l'altro gli artwork sono fantastici. Allora andiamo a vedere nel dettaglio il tipo di carta. Questo è un sovrano che, come potete ben vedere, ha doppia faccia. Abbiamo un sovrano, appunto Iside, e oltre al colore della carta potete vedere diverse voci. Abbiamo, se la telecamera mettesse a fuoco sarebbe perfetto, sarebbe veramente perfetto, non penso che lo stia facendo. Comunque abbiamo un valore di divinità, abbiamo un giudizio e un rinvigorire. Il rinvigorire sarebbe una moneta, diciamo un mana aggiuntivo che avrete iniziando per secondi. Il giudizio è il costo di mana che dovete pagare per girare questa carta, mentre invece il valore di divinità, che è 10, va a descrivere il numero massimo di divinità delle rune che potete avere nel vostro mazzo delle rune. Adesso poi andremo a vedere. Il sovrano mette la pietra, si tappa, proprio come in Magic, si tappa il sovrano per mettere la pietra e poi una volta girato avrà un'abilità che si innesca più un valore di attacco e di difesa perché il sovrano scende in campo e in più avrà diversi effetti aggiuntivi. Iside anche dal lato del sovrano G possiede delle abilità, come potete ben vedere ha sempre valore 10 di divinità più attacco improvviso che è proprio come in Magic, quindi in un'azione offensiva diciamo si scambia prima i danni e in più pagando un mana rosso ottiene precisione, quindi si potrà andare a mirare, oppure sempre pagando un rosso potrà infliggere 200 danni a un risonatore o un sovrano G bersaglio. Il risonatore sarebbero i mostri normali. Con due rossi ottiene barriera, ma queste cose poi le andremo a vedere. Diciamo che il sovrano è un po' la figura cardine del mazzo e lo andiamo a mettere qua. Abbiamo poi il mazzo in sé e per sé, che è composto da tutte carte in 4 per, come potete ben vedere, e in più abbiamo le rune, che ci andiamo a mettere un attimo qui per vederle. I mostri, come potete ben vedere, grazie a Dio queste carte sono opache, quindi la luce ci dà un po' meno fastidio, hanno tutti degli effetti, hanno volare. In questo caso il mazzo rosso è un mazzo che spara sulla board, quindi naturalmente abbiamo degli effetti, diciamo, a parte. Naturalmente il blu fa una cosa e il rosso ne fa un'altra, poi magari se il video vi piace andiamo ad analizzare poi anche tutti gli altri mazzi. Questo è il mazzo numero 1, chiamiamolo così, lo andiamo a mettere qui, mentre invece questo qui con l'altro sovrano che è Fuxi, questo dal lato sovrano, e Fuxi re di Kunlun dal lato sovrano G, naturalmente funziona con diverse cose. Ad esempio lui, una volta che viene girato ed entra, ti fa cercare un drago con costo totale pari o inferiore a 4 dal mazzo e te lo fa mettere direttamente nel terreno. Considerando che in questo introduttivo ci sono dei draghi che sono 1000-1000 o 1200-1200 con vari effetti, è una cosa abbastanza forte, ma naturalmente poi ogni sovrano ha un tipo di mazzo che gli gioca a favore. Anche qui, come potete ben vedere, abbiamo le nostre carte in 4 per. Fra l'altro guardate che meraviglia gli artwork, questi sono legati alla cultura egizia, diciamo, avendo Iside. Abbiamo anche Set. E poi andando più avanti, queste sono le pietre che noi ne prenderemo una a turno e le utilizzeremo tappandole per
giocare le nostre carte. Alla fine del mazzo abbiamo una carta promo che è Osiride, anch'esso una divinità egizia. Osiride, signore dell'oltretomba, che è una carta non degli introduttivi bensì dell'espansione che uscirà la prossima settimana, però in questo caso nel mazzo ce ne hanno data una con un alternate art rispetto a quella che andremo a trovare poi nel box. Il gioco, ragazzi, è molto molto semplice. Come già detto, il mazzo deve essere minimo da 40 carte più un mazzo delle pietre magiche, che sono queste. Ogni turno si svolge nella stessa maniera, quindi noi avremo il nostro mazzo da 40 carte con all'inizio 5 carte in mano. Il primo non pesca, il secondo invece può cominciare a pescare. In questo caso, purtroppo, negli introduttivi non sono stati messi dei canti, che sono, diciamo, le magie, chiamiamole così. In questo caso abbiamo la nostra mano. Adesso io prenderò 5 carte completamente a caso. Ogni turno si tappa il sovrano in questo modo e si chiama una pietra dal mazzo delle pietre. Se dovessimo avere in mano, adesso non ce l'abbiamo perché ve l'ho detto è a caso, ma se dovessimo avere dei mostri o delle magie che hanno costo pari a 1, il costo viene indicato qua in alto a sinistra, tappando la pietra e producendo un mana rosso potremmo giocare quella carta. Ad esempio, facciamo finta che è questa e metterla sul terreno. Ad esempio, questa carta ha l'effetto che dice: se una runa che controlli sta per infliggere danno, essendo un mazzo rosso che fa danni con le rune, è molto utile, infligge altrettanti danni più 200. Le rune vengono messe in un mazzo a parte. Come potete ben vedere, c'è un valore di divinità. Cosa vuol dire? Che noi dal mazzo delle rune potremo avere massimo 5 rune, ognuna diversa dall'altra, non si possono avere due rune uguali nel mazzo, e una volta che si giocano le andremo a mettere scoperte, e il totale delle rune scoperte non deve superare il valore di divinità che sta sul sovrano, quindi in questo caso 10. In questo caso facciamo finta che abbiamo giocato queste tre rune, abbiamo 8 di divinità, questo vorrà dire che l'ultima runa che potremo giocare dovrà costare necessariamente 2. Abbiamo infine poi delle rune, ma sono rune supreme, come potete vedere ad esempio questa, che funziona con il sovrano specifico. Infatti c'è proprio scritto: gioca questa abilità solo se il tuo sovrano è Fuxi o il tuo sovrano G è Fuxi re di Kulun. Quindi vuol dire che questa la potremo mettere nel nostro mazzo delle rune soltanto giocando per l'appunto Fuxi. Questo, ragazzi, è proprio un'introduzione, diciamo, al glossario del gioco, per farvi capire un po' come si svolge. Ma se volete ad esempio una partita per far vedere proprio come funziona il gioco, non è detto che non possa portarvela, però fatemi sapere se vi piace questo tipo di video, se vi piace il gioco, se vi può intrigare, e potremo anche fare poi dei video diversi da alternare comunque a quelli di Pokémon, che saranno sempre onnipresenti perché naturalmente il canale sta crescendo tantissimo con quelli. Detto questo, ragazzi, io vi lascio il video qui, vi lascio tutto quanto in descrizione, il sito di Forza Will, i miei social, il link per le donazioni e soprattutto la poll per farmi vedere che Pokémon leggendario vogliamo utilizzare nella prossima live di building e testing di giovedì. E fra l'altro, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un video con un ospite speciale in ambito competitivo, che però non vi sto a spoilerare, lo registrerò proprio oggi. Quindi, noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, condividete. Un saluto al Village e bella per voi. Ciao!